Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati a Prima TG. Il discorso programmatico e sottosegretari. Nelle prime 72 ore da Presidente del Consiglio sono questi i principali dossier su cui si concentra l'attenzione di Mario Draghi. Il Senato è convocato mercoledì alle ore 10 per il discorso con cui il Premier chiederà la fiducia sul proprio esecutivo. La chiama dei senatori è attesa verso le 20:30, ma sull'articolazione del dibattito deciderà domani pomeriggio la capigruppo. L'indomani il Premier si presenterà per la fiducia alla Camera, convocata alle ore 11:30. Anche in questo caso il voto dovrebbe arrivare in serata, ma la scansione dei lavori verrà definita alla vigilia della conferenza dei capigruppo. Draghi sembra intenzionato a chiudere in tempi brevi le nomine dei sottosegretari e viceministri. Si parla di un consiglio dei ministri venerdì, ma il tema agita le forze politiche e non è detto che si riesca a trovare in tempo la squadra su circa 40 designazioni. Venerdì sarà anche il giorno del debutto di Draghi sulla scena internazionale come Premier. Parteciperà infatti da remoto alla riunione dei leader del G7, virtualmente ospitata dalla Gran Bretagna, con al centro la lotta al Covid, l'economia mondiale e i rapporti con la Cina. Intanto però Draghi ha nominato l'ambasciatore Luigi Mattiolo suo consigliere diplomatico e rappresentante personale Sherpa per i vertici G7 e G20, a decorrere dalla data odierna. L'ambasciatore Mattiolo è in carriera diplomatica dal 1981 e ha svolto le funzioni di capo missione presso le sedi di Tel Aviv, Ankara e Berlino. Secondo i dati del nuovo bollettino del Ministero della Salute, i contagi Covid odierni in Italia sono 10.386, a fronte di 274.019 tamponi, sia molecolari che antigenici, nelle ultime 24 ore. I dati del bollettino del Ministero della Salute registrano un tasso di positività del 3,8%. Calano però le terapie intensive a meno 15 e i ricoveri ordinari a meno 52. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 154, i ricoverati invece con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.463, con un calo di 52 unità. Sono invece 1.135, di cui 136 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 961 asintomatici e 38 sintomatici su 14.156 tamponi, di cui 3.164 antigenici. Il dato è dell'unità di crisi della Regione Campania e porta per il totale a un numero di positivi di 245.017, di cui 3.252 tamponi antigenici, per un totale di 2.693.549, di cui 67.247 test antigenici. I deceduti sono 17 invece, di cui 12 nelle ultime 48 ore, 5 in precedenza ma registrati ieri, portando il totale dall'inizio della pandemia a 4.039. I guariti sono 1.194 per un totale di 171.998. Dei 656 posti letto di terapia intensiva ne sono occupati 106. Dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli privati, ne sono occupati 1.284. A Roma, medici ed infermieri della Polizia di Stato, nella sede del compartimento della Polizia Stradale, stanno vaccinando gli over 80 per il Covid-19. Ascoltiamoli. Fino alle 14:35 siamo insieme. Sono rimasta contenta, almeno così, perché ho visto nelle altre ASL sanitarie che ci voleva più tempo, invece qui ho fatto prima come prenotazione. Eccezionale, ritengo la cosa, ripeto, non me l'aspettavo così fatta bene. Sono il figlio di una persona che stanno vaccinando oggi, sono contento di questa iniziativa che ha avuto la Polizia di Stato che nonostante i molteplici impegni quotidiani che ha, si è messa comunque a disposizione per permettere in tempi più brevi di poter vaccinare più persone possibili. Sì.
finito. È durata troppo poco questa relazione. Vediamo bene. No, stia tranquilla, non ti preoccupare. L'inizio della stagione sciistica slitta ancora, stavolta al 5 marzo, provocando l'ira delle regioni, degli operatori del settore e della Lega. L'ennesimo stop al turismo invernale a poche ore dalla programmata riattivazione degli impianti rischia ora di diventare la prima grana del governo Draghi. La Lega insorge per questa decisione. Non si può, dicono i capigruppo leghisti Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, continuare con il metodo Conte. L'annuncio la domenica e la chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi, Arcuri, Speranza. Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri ed immediati. Ad insorgere sono anche i gestori degli impianti, insieme ai maestri di sci e a tutti gli operatori della montagna, che parlano di stagione ormai saltata, nonostante quanto investito per l'apertura, e chiedono ovviamente i ristori. Il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha espresso stupore e sconcerto anche a nome delle altre regioni per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dall'annunciata e condivisa ripartenza. Prosegue anche il caos scuole, così come dichiara il presidente dell'Associazione Nazionale Preside, Antonello Giannelli. Sicuramente l'obiettivo è tornare in classe al 100%, ma il problema è se sia possibile, tanto più con la variante inglese che sembra molto aggressiva, sia dal punto di vista dei contagi. In questo momento è molto difficile pensare al rientro, ma è sicuramente un obiettivo a lungo termine. L'anno prossimo dovremo avere tutta la popolazione scolastica in classe e anche per questo abbiamo chiesto un'accelerazione della campagna vaccinale per la scuola. Le varianti, sottolinea, si stanno diffondendo nella popolazione, credo si tratti di un caso su 5 e quindi bisogna stare attenti. Soprattutto nelle aule dove ci sono ragazzi e docenti ci vuole una rinnovata attenzione che deve essere monitorata. Una baby gang ha aggredito un ragazzino, un alunno della scuola media Ferdinando Russo di via Vincenzo Marrone a Pianura. La denuncia è partita dal consigliere della municipalità Pasquale Strazzullo, che ha sottolineato come solo con la presenza costante delle forze dell'ordine si sarebbe potuto arginare in passato il fenomeno. Ha inoltre aggiunto che se da un lato l'istituto scolastico si impegna a garantire la sicurezza all'interno del plesso, monitorando sia gli ingressi scansionati che le disposizioni in prevenzione al coronavirus, dall'altro diventa difficile prevedere ciò che accade all'esterno, che resta di competenza delle forze dell'ordine. La vittima è stata accompagnata al vicino ospedale San Paolo e poi trasferita in ambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono per ulteriori accertamenti. Ennesimo episodio di irresponsabilità, questa volta a Napoli, che potrebbe portare ad un aumento consistente di nuovi casi positivi per le decine di assembramenti e ragazzi senza mascherina, aggravati ulteriormente da una rissa avvenuta in via Partenope, sul lungomare. Un sedicenne infatti è rimasto ferito ad una mano con un'arma da taglio, ma è stato medicato in ospedale, mentre i clienti che erano nei locali della zona in strada sono fuggiti spaventati. La notizia della rissa è stata confermata e diffusa dalla Confesercenti, che parla anche di gravi danni all'economia. Riferisce inoltre di un'aggressione ad un automezzo del 118, confermata poi dalla polizia. La lite ha svuotato i ristoranti. Ho chiesto al prefetto e al questore un incontro urgente sulla sicurezza. I controlli sono assenti, ha affermato Vincenzo Schiavo, presidente dell'organizzazione. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato nella consueta diretta Facebook del lunedì sera. Andiamo ad ascoltare le sue parole sugli ultimi aggiornamenti Covid. La nostra città si è comportata complessivamente molto bene e io posso confermarvi che attualmente i dati sono molto incoraggianti. Tra l'altro arrivano oggi più che mai quelli dalla piattaforma Sinfonia, la regione si è attrezzata, quindi a noi sindaci arrivano ogni giorno i dati che ci vengono trasferiti dalla piattaforma Sinfonia. In questo momento, nell'ultima settimana, abbiamo una percentuale di casi positivi sul totale dei tamponi effettuati che è poco superiore al 2%, sotto il 3%. Evidente quindi rispetto, se non ricordo male, all'8-9% regionale. Quindi Avellino è circa un terzo, un quarto
in termini percentuali rispetto al resto della Campania. È sicuramente un dato significativo che ci consegna un grandissimo lavoro che stiamo facendo, tanti sacrifici. Questo è evidente, guardate, io ho ricordato, perché ieri in pratica in qualche modo abbiamo registrato quasi un anno dalla pandemia. Ho ricordato che è stato un anno complicato, un anno di privazioni. Ci hanno privato della libertà, della socialità, spesso anche degli affetti, anche di qualche sentimento. È stato un anno di sofferenza, perché abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di vita, il nostro stile di vita, le nostre frequentazioni, il nostro modo di essere. Ed è stato anche un anno triste, perché molte persone hanno perso i loro cari, amici, familiari, addirittura alcuni non hanno potuto piangere le persone che hanno purtroppo perso, non hanno potuto trascorrere gli ultimi momenti al loro fianco. C'è qualcuno che addirittura non ha potuto fare il funerale a un proprio familiare o a un proprio caro. Questo è stato il nostro anno. Dinanzi a queste condizioni, dinanzi a questa cosa straordinaria, la peggiore, ho detto ieri, che ci sia mai capitata dal dopo terremoto in poi, noi comunque nel complesso ci siamo comportati bene, ed è questo il messaggio che ho lanciato. Comunque grazie, bravi per quello che avete fatto, però ora non molliamo, non molliamo, ci manca l'ultimo miglio. Aggiornamento pandemico sul territorio di Terra di Lavoro. Con i dati pubblicati dall'ASL di Caserta, sono 94 i nuovi positivi certificati nel bollettino del 16 febbraio, cui si aggiungono 93 guariti e 4 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.128 per un tasso di positività dell'8,5%. Nuova risalita invece dei positivi nella città di Caserta, che tocca 239 casi attivi, seguita da Maddaloni con 223 e Marcianise con 176. Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook della città, ha annunciato che fino al prossimo 2 marzo 3 istituti proseguiranno le attività scolastiche attraverso la didattica a distanza. Si tratta del Liceo Scientifico Amaldi, l'Istituto Montalcini e l'Istituto Uccella, ma solo per la scuola secondaria di primo grado. Alla base della decisione del primo cittadino, sicuramente l'esplosione del contagio negli istituti scolastici. Ascoltiamo però le parole del primo cittadino samaritano. Un aggiornamento importante sulla situazione Covid e sulla situazione scuole. Vi dico subito che sto per firmare un'ordinanza all'esito di una lunga riunione del COC, con la quale dispongo la didattica a distanza per tutte le classi dell'Istituto Montalcini, il plesso di Via Vezzana, l'Istituto Uccella, limitatamente alla scuola superiore di primo grado, e al Liceo Scientifico Amaldi. Vi dico anche come sono arrivato a questa determinazione. Nel nostro ultimo incontro vi preannunciai che adesso il sistema della verifica della situazione del contagio è molto sul livello comunale, basato sui dati che arrivano sulla piattaforma Sinfonia ai sindaci, con un aggiornamento settimanale il lunedì che riguarda la settimana precedente. E soprattutto c'è un sistema di alert che si basa su due criteri prevalenti: quello della incidenza del comune rispetto al dato regionale e quello della percentuale dei nuovi positivi. Vi dico anche che cosa si sta verificando. Se noi analizziamo la settimana fra il 24 e il 31 gennaio, abbiamo 10 positivi su 360 tamponi, con una percentuale inferiore al 3%. La settimana successiva, quella dal 1 all'8 febbraio, abbiamo 32 positivi su 327 tamponi effettuati, con una percentuale del 9,87. Che cosa
comportava questo? Che nel precedente report settimanale entrambi i parametri, sia l'incidenza che quella della percentuale dei tamponi, erano al di sotto del livello regionale. In questa settimana, che va dall'8 al 14, cioè la settimana in cui i dati ci sono arrivati nel pomeriggio di ieri, la situazione è notevolmente cambiata. Abbiamo una situazione di incidenza che sta sui livelli regionali, anche se leggermente superiore, ma soprattutto abbiamo una percentuale dei tamponi positivi sui tamponi effettuati che è più alta di quella regionale. La regionale è al 9,31, noi siamo al 13,40. Passiamo ora al calcio. L'infermeria del Napoli risulta sempre piena e non accenna a svuotarsi. Il tecnico del Napoli deve fare la conta dei disponibili per le prossime partite. Oltre l'emergenza coronavirus, gli azzurri accusano assenze per noie muscolari. Si inizia con il portiere Davide Ospina, che prima della gara con la Juventus nel riscaldamento ha avvertito un risentimento dell'adduttore. La difesa avverte l'assenza di Isai e Manolas, fuori per un mese. Da aggiungere le assenze per coronavirus di Koulibaly e Ghoulam, riscontrate invece il 5 febbraio. A centrocampo out Demme, che dovrebbe rientrare per Napoli-Benevento. In attacco rientrato Osimhen, out anche Lozano nel match con la Juventus e sarà fuori almeno 3 settimane. Sempre out Mertens, lungodegente del Napoli, che si sta curando in Belgio. A queste si aggiunge poi anche Petagna, fermatosi ieri durante l'allenamento e out almeno per 12 giorni. Chiamati quindi dagli azzurri 8 giocatori della primavera in lista B per la sfida di Europa League contro il Granada in Spagna giovedì alle ore 21:05. Scelte obbligate per il mister Gattuso con Meret in porta, Di Lorenzo, Rahmani, Maximovic e Rui dietro. A centrocampo Bakayoko e Ruiz con Zielinski, dietro la punta Osimhen. Ai lati Politano e Insigne. Concludiamo con il tecnico della Casertana, Federico Guidi, che archivia i fasti della vittoria di domenica contro il Teramo e oggi ha presentato al Pinto in conferenza stampa il match contro il Catanzaro, in programma domani pomeriggio in trasferta alle ore 17:30. Ascoltiamolo. La partita di domenica per noi è stata sicuramente una partita importante, sia in relazione della qualità dell'avversario e come vi ho detto nel post gara è stato un po' il termometro della nostra crescita, perché se uno la mette a paragone con la partita d'andata e la rivede la squadra dopo qualche mese, si nota a occhio nudo la crescita e l'evoluzione che hanno avuto ogni singolo calciatore e di conseguenza anche la squadra. E soprattutto in chiave classifica ci ha permesso di allungare e di essere ancora più vicino a quello che è il nostro obiettivo, che deve essere nella nostra testa stampato ben chiaro, perché noi l'obiettivo di inizio stagione era quello di salvarci il prima possibile, una salvezza tranquilla. Quindi chiaramente quei 3 punti contro una squadra molto forte ci ha avvicinato al nostro obiettivo. Detto questo, me l'avete sentito dire anche già dalla prima giornata di campionato, il nostro obiettivo è sempre la domenica successiva, la partita successiva, e dobbiamo guardare ogni singola partita una alla volta per prepararla al meglio e per cercare sempre di fare prestazione positiva e di strappare un risultato positivo contro chiunque. Ma io quello che chiedo da sempre alla squadra e a ogni singolo calciatore è quello di cercare sempre di fare una partita da protagonisti. Io non vedo tanta differenza per il mio modo di pensare di giocare in trasferta e giocare in casa, con tutte le difficoltà e magari i vantaggi del caso. Ma la nostra identità, la nostra mentalità deve essere chiara, è quella di andare alla ricerca sempre del massimo della nostra prestazione per poi al 90° guardare il risultato finale senza avere nessun tipo di rimpianto. Quindi noi abbiamo preparato la partita andando domani a fare una partita propositiva, positiva, cercando di strappare un risultato su un campo difficilissimo contro una squadra costruita per la Serie B, con una rosa profondissima, con giocatori di grandissima qualità e di grande esperienza, perché mi sa per età media la squadra più vecchia della Serie C, quindi sono giocatori espertissimi, sappiamo che
ci sarà per lunghi tratti della partita dove ci sarà da soffrire e non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso a Terni, dove a un certo punto abbiamo smesso di giocare oppure e ci siamo lasciati troppo andare a quelle che erano le qualità della Ternana. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.